Promuovere la vita, lottare contro la povertà e le ingiustizie, ma soprattutto dare voce all'universo cattolico femminile che a livello internazionale sta lavorando energicamente per mettere a punto l'agenda dell'ONU per lo sviluppo post 2015 che contempla 17 nuovi obiettivi da realizzare sulle vie della solidarietà e della fraternità e non solo del mero attivismo. Da qui la necessità di una conferenza internazionale sulle donne tenutasi nei giorni scorsi presso il Church Village, organizzata dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Uno spazio di dialogo e denuncia, ma anche di risposte concrete, salutato con favore dal Papa, che nel suo messaggio ha ricordato le sfide e i drammi subiti dalle donne. Loro che ancora oggi percorrono chilometri al giorno in cerca di acqua, che spesso muoiono nel dare alla luce un figlio. Eppure tutte queste donne, mogli, madri, sorelle, figlie, sono capaci, ha rimarcato il Papa, di comprensione e dialogo straordinari per ricomporre i conflitti, sanare le ferite e di misericordia per prendersi cura di ogni vita e tenere unite le persone. Dunque è essenziale sostenere il genio femminile mentre scende in campo negli ambiti dell'educazione, della rappresentanza politica o della partecipazione economica, ma per prima cosa bisogna spezzare il giogo della violenza che da sempre le opprime. Anne Levy, già ambasciatrice del Canada presso la Santa Sede. I think that it's very important to focus on primary prevention of violence. Ritengo sia molto importante concentrarsi sulla prevenzione primaria della violenza, che significa coinvolgere gli stessi perpetratori della violenza, facendo loro comprendere ciò che fanno, i danni che provocano, oppure sostenendoli nel sentirsi parte della soluzione, se lo vogliono. Questo processo è stato innescato e vi sono motivi di speranza guardando ai licei e alle università, ad esempio americane. Ora i giovani stanno comprendendo che possono aiutare le donne vittime di abusi sessuali, ma vogliamo contribuire anche a prevenire il traffico di esseri umani e tutte le altre forme di schiavitù di cui abbiamo parlato. Help to prevent human trafficking and the other forms of slavery that we talked about. Altro male da sconfiggere, presente nell'agenda di sviluppo dell'ONU, è infatti proprio lo sfruttamento, il traffico di organi, la schiavitù sessuale, lavorativa, sociale, spesso subdola e mascherata, in ogni caso una piaga, oggi ancora più pericolosa perché viaggia alla velocità di internet. Ci sono buone pratiche da seguire, dice Mr. Highland, primo commissario indipendente antischiavitù del Regno Unito. La Chiesa, con il gruppo Santa Marta, nato nell'aprile 2014, è in prima linea per proteggere i più vulnerabili insieme alle forze dell'ordine, ma servono leggi e non più parole. Oggi ho illustrato la nuova legislazione, il Modern Slavery Act 2015, una legge pioneristica che ha approvato il Regno Unito e che introduce nuovi crimini, che contemplano la prigione per tratta e traffico degli esseri umani, nonché atti e procedure che proteggeranno i perseguitati, in base ai quali le vittime riceveranno il denaro sottratto ai trafficanti, verranno protette per legge e inoltre, se hanno commesso reati mentre erano ridotte in schiavitù, non verranno perseguite per questi crimini. And also where if they commit crimes whilst they're forced into slavery. Pertanto contiene un pacchetto di misure e vi è inoltre l'introduzione del mio ruolo come primo commissario indipendente antischiavitù, con il compito di fare in modo che tutte le agenzie ed organismi che hanno la responsabilità di sostenere le vittime e di indagare su questi crimini lo facciano.